Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su The Sims Freeplay. E niente, ho migliorato la reputazione con loro due, e ora li ho giunti a sposarsi, però lo faremo in un video naturalmente. Non potevo non farlo in un video. Ok, vediamo un po' chi invitare. Tu che conosci? Ok, vabbè, loro due perché sono venuti al tuo asilo. I genitori. Va bene. Allora, il matrimonio lo facciamo qui, vai. E so già come farlo. Perché c'ho questa cosa, boh, vabbè. Mi serve questo. Non è un arco da matrimonio, ma fa niente. È simile, dai. Togliamo sto coso. Ok, è una cosa è fatta. Poi no, non è fatta, anzi, non è fatta. Oddio, ci serve le sedie bianche. Sedie bianche che possiamo trovare qui. Primo passo fatto. Anzi, comunque ho messo la camera da letto perché se no non possono dormire. Allora, gli invitati. Abbiamo detto loro due. Intanto. Ok, vestitevi decentemente però, vi prego. Ok, gli invitati li ho vestiti tutti. E ora vestiamo loro. Ok. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Si sbrigano. Ok. Allora. Questo qui. Mi piace questo. Vorrei. Ma sì, dai. Poi al maschio. Mi sto portando via. Allora. Ok. Maschio. Vediamo un po'. Allora. Non sicuramente questo. Ma uno di questi. Allora. Verde e rosa. No, proprio no. Ho questo. Ma anche il blu, guarda, io metto sempre questo. Oddio con le pantofole. Oddio con le pantofole. Oh mio Dio con le pantofole. Ok. Ora speriamo che The Sims ci farà invitare tutti gli invitati. Speriamo, dai. Allora, iniziamo con questa famiglia. 1, 2, 3, 4. Vuoi salutare il tuo lui? No, da quanto tempo non vi vedete? Cioè, veramente. Mi vedete da mille anni. Dove sta la sposa? La sposa è fuggita, ecco. Parla con lui. Lui, ehi. Ok. Poi invitiamo conoscete? Conoscetevi allora. Tu non la conosci? Conoscetevi allora. Ok, forse The Sims ce li può far invitare. Uno, due. Vostra figlia. No, vostra figlia non può venire. Madonna, mi dispiace. Può succedere. Anzi, visto che la famiglia Brett poi non è che mi serve così tanto. No.
Tu ves casa e viene lei. Il quale puoi parlare con lui appena appena. Intanto divertiti con lui. Finito gentilezza, bravissimo. E ora aspetti. Dove vai? Non te ne andare via. Capisco che ci sono molte sedie. No. Ok, tanti auguri che siete conoscenti, mi fa molto piacere. Oddio, si sta appagando tutto. No, è tua moglie, cosa ci devi parlare con lei? Tu parli invece con Geraldo e tu vai ad abbracciarlo. Perché tu stai dentro, vai da tua madre, no? Perché sono buona. Ah, l'ho detto male. Vai da Clara a parlare. E tu niente, tu non puoi parlare con nessuno. A quanto pare non vedo nessuno che può parlare con te. Quindi aspetterai. Anche tu devi aspettare. Voglio anche io per te. Tu parla con la sposa appena sei libera. Parlaci. E tu ora parlerai o con Geraldo o con Tibo. Con Geraldo, eh? Se si sbrigano questi. Ok ragazzi, è giunto il grande momento, lo sposo se ne va, invece devi venire qua, mi dispiace. Ora li faremo sposare, finalmente questi due bocceranno l'amore, non so cosa sto dicendo, ma vabbè, siete pronti? Sposatevi! Foto. Bravissimi! Saltate, bravi! Bravi, vi siete sposati! Gentilezza con lo sposo! Anzi, no, prima i bambini, mi sono anche in prima fila. No. Ma rimanete ai vostri posti sposi, per favore, eh? E qui è una tragedia, sì. No. Vai da sposo e coccola. Ah. Vabbè, lo sposo si è sentito un attimo. Chi vuole parlare con la sposa? Ecco, tu sei la prima che ti sei alzata e quindi vai a parlare con la sposa. Ragazzi, cosa stanno facendo? Vabbè, vale comunque con un abbraccio. Vedi, quindi tutto sto braccio bagoso. Ora tocca un abbraccio vero, per favore. Oh. Tu vatti a sedere. Tu ora parlerai con la sposa. Anche tu. Oddio ragazzi, c'è un miscuglio di persone. C'è Amanda, c'è il tipo dell'asilo che ora si è sposato e c'è il tipa e ora si è miscuglio tutto, oddio. La festa è finita, si torna alla vita, ti chiamano un giorno di sabato, magari mai più perché è stato un casino. Ti giuro non sono ubriaco, non mi ricordo più la canzone. Beh. Tu vai a casa. Ci sono rimasti solo due. Ok, ora la loro luna di miele, facciamoli un po', ecco. Facciamo un po' divertire, va? Lasciamoli da soli. No, non tentare.
Dico che magari mi conservo, così poi non devo spendere soldi al prossimo matrimonio. Ok. Un'altra cosa che vi volevo far vedere è il centro commerciale Lucco Street, è bellissimo. E appunto ci sono nuovi abiti e niente. E questo qua si è finito. Oh, bello, bellissimo, semplicemente bellissimo. Prossima volta manderò qualcuno. E qui c'è un negozio e niente, questo è il centro commerciale. Non l'ho ancora, non c'è, beh, non ci ho ancora fatto niente, ma presto diventerà un grandissimo centro commerciale. E io non so che nome dargli, quindi suggerite dei nomi qui dentro, tipo Sim, no, non lo so. Iper Sim. Sim Cop. È carino Sim Cop. Vabbè, suggerite qui sotto. E niente, da questo video è tutto. Oh no, vi faccio vedere gli abiti. Naturalmente li ho già acquistati qualcuno. A maschio adolescente c'è solo una maglietta, che fa anche schifo. Maschio adulto c'è questo, non credo lo userò. E poi delle magliette, anche per lui questo. Questo, l'avventurieri naturalmente. Questi qui, così, che sono, potrebbero andare. Questi qui stupendi, però è estate in The Sims, quindi non glieli posso certamente mettere. Poi questi con doppia cintura che mi fanno schifo. Devo dire la verità. Vabbè, di tutti i colori, questi. E poi ci sono questi che andrebbero più per adolescenti, ma vabbè. Hanno deciso di metterli qui. E poi dei pantaloni molto carini. Scarpe fanno schifo. Tranne queste due che potrebbero servire, le altre. Questo, beh. Questo che cos'è? Che cavolo è? Questo qui mi fanno schifo. E questi sono, ecco. Per la femmina invece è molto più bello il guardaroba. Allora, ci sono queste magliette di tutti i colori. Poi c'è questa, poi anche per lei Toyota. Questo. Questi qui che poi si possono formare degli abiti con le gonne. Questo. Che anche con questi si possono formare degli abiti, ma solo col rosso e col nero, purtroppo. Poi, e poi queste magliette. Sì, queste. E poi le scarpe, ma. Dico, ma anche per le donne le scarpe qui. Cioè, ma perché? Però ci sono queste. Io l'anno scorso indossavo il tipo così. E niente. Questo qui è il centro commerciale. Quindi. Dite tanti auguri alla nuova coppia su The Sims. E ciao!